Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Allora, in questo video parlerò un attimino dei vari rumors e voci di corridoio per il prossimo WWDC, poi farò un video magari il giorno stesso, adesso vediamo. Allora, pare che Apple stessa abbia rilasciato un comunicato in cui annuncia che cosa verrà presentato. Se avete già guardato un attimino il sito internet già lo saprete. Quindi si parla di Lion. Questo già si sapeva da mesi. iOS 5, questo era sicuro. Per quanto riguarda iOS 5, il discorso è un po' più strano perché, da quello che ho capito, non sono uscite delle una Gold Master di iOS 5. Quindi non è chiaro se al WWDC verrà rilasciata la Gold Master e poi rilasciata più in là o lo stesso giorno. Non è chiaro. Per l'ultimo, almeno le cose note, iCloud. iCloud è il nuovo servizio che sarà di la casa di Cupertino praticamente per lo streaming da internet di contenuti multimediali, quindi film, telefilm, musica, podcast, quasi sicuramente. Non è chiaro se integrerà altri strumenti. Se per iCloud intendono un sistema più complesso con un tipo una versione web di iWork, dato che comunque iWork inizia a essere un po' di tempo che non aggiornano più, potrebbero portarlo tutto online e questo non è chiaro ancora. Non è chiaro neanche se sarà un'integrazione di MobileMe oppure una cosa a sé. Non sarebbe male se Apple finalmente facesse un unico pacchetto gratuito. Dato che Google da anni rilascia un pacchetto, rilascia le sue applicazioni, web application, gratuitamente e quindi non vedo perché dovrei utilizzare MobileMe quando ho un account di Google che mi fa praticamente fare tutto quello che fa MobileMe o quasi, insomma. Nel senso, stare a pagare, adesso non mi ricordo quanto costa, ma per uno spazio web senza un dominio, senza un vero e proprio dominio di primo livello, eccetera, eccetera, non ha gran convenienza, sinceramente. E quindi, anche perché i siti fatti su MobileMe sono sempre un po' così, insomma, casalinghi, no? Quindi io lo vedrei molto bene come rilascio gratuito tutto il pacchetto MobileMe, che potrebbe essere rinominato con iCloud. Non è male come cosa. Per quanto riguarda Lion, sembra che verrà rilasciato anche tramite App Store. La cosa non la capisco sinceramente perché, voglio dire, un sistema operativo rilasciato tramite App Store che significato ha? Cioè tu puoi farci solo un aggiornamento, perché, caspita, lo installi dal zero sul computer, se io voglio inizializzare, diciamo, tutto il computer, come fai con un sistema operativo scaricato da App Store? Quindi non è chiaro se comprandolo da App Store si potrà richiedere anche la copia gratuita su disco o una cosa o l'altra. Questa sarà da vedere. È probabile, anzi sicuro, che il 6 giugno uscirà direttamente su App Store, però non, cioè io prenderò. Se dovessi aggiornare il computer, che ancora non lo so, dovrò vedere un attimino se rallenta il sistema. Prenderei il DVD quasi sicuramente. Allora, per quanto riguarda l'iPhone, questa ci vuole un gran punto interrogativo. Non si sa, non si sa, non si sa. La mia idea è la mia una delle mie ipotesi è che dopo lo scandalo, diciamo, dello scorso anno con lo sputtanamento, diciamo, di Steve Jobs per il ritrovamento di quel prototipo. La mia idea è che cioè la One More Thing è sempre dietro l'angolo. Vi immaginate se a WWDC alla fine come One More Thing rivelassero un nuovo iPhone, cioè tutti sarebbero allibiti perché Apple sarebbe riuscita a mantenere
un segreto quasi totale sul dispositivo di cui si sa veramente ben poco. Qualcosina si sa, ci sono stati molti, c'era stato il rumors del tasto home capacitivo, quindi multitouch, che non sarebbe stato male. C'era il rumor della slitta con la tastiera fisica, dato che hanno trovato anche, ups, hanno trovato anche dei chip, delle cose, vari rumors, ma quello più insistente è che abbiano spostato il flash da qui al lato opposto dell'iPhone. Sembra che sicuramente integrerà una fotocamera da 8 megapixel, senza il chip GSM e CDMA integrati, quindi un unico telefono, CPU A5 dual core, quindi uguale a quella dell'iPad, ormai quello su Apple ci ha abituato. Peraltro non si sa, tutto il resto potrebbero esserci altre funzionalità che ancora, anzi sicuramente che non si sanno. Non capisco anche tutta questa cosa di dire, ah, quest'anno l'Apple rilascerà l'iPhone 4S o 4GS e l'anno prossimo Apple rilascerà l'iPhone 5. Cioè, che discorsi è? Il fatto che non si chiami 5 vuol dire sempre l'iPhone 5. Vuol dire, non è che per essere iPhone 5 deve cambiare l'esterno. Se l'iPhone 4S, 4GS, come lo chiamate, come qualcuno lo chiama, avrà lo stesso chassis esterno dell'iPhone 5, beh, vuoi dire, mi sembra anche logico. Non è che basta che cambi l'esterno, allora diventa iPhone 5. Cioè, è probabile che abbia lo stesso chassis, anche perché comunque Apple ci ha speso milioni per la costruzione di quel telefono. Probabilmente avrà un maggior numero di antenne, quindi il problema delle antenne sarà risolto in modo totale, almeno questo si spera. E niente, questi sono più o meno i vari rumors, le varie voci di corridoio che girano. Vedremo un attimino, tra qui al WWDC ci sono ancora 5 giorni, quindi immagino già i rumors che aumenteranno a dismisura. Vi saprò dare un'idea più precisa, diciamo, tra virgolette, il giorno stesso, magari con un breve video, e poi il video immediatamente successivo, come al solito. Bene, questo è tutto, al prossimo video. Saluti. Ah, scusate ragazzi, mi ero dimenticato di una cosa, così. È stata rilasciata la versione compatibile per iPhone e iPod Touch di la suite di iWork. Costicchia perché comunque viene sempre 7,99 euro. Non ho capito se è una versione universale o una versione dedicata, ma credo che sia universale, quindi alla fine il prezzo dite, vabbè, se ho l'iPad scarico l'applicazione e poi posso installarla su tutti e due i dispositivi. Non lo so perché non la prenderò e poi comunque non avendo l'iPad non vi saprei dire, cioè poi non comprandola non posso sapere. Ditemelo voi se per caso è universale o è solo dedicata alla piattaforma iPhone e iPod Touch. Saluti.